Verrà quindi rifatta una gara? Allora, questo lo stanno vedendo in ufficio tecnico come si può trattare dal punto di vista della normativa. Certo che non abbiamo tantissimi spazi, è probabile che il rifacimento della gara sia la soluzione più semplice. La gara in questione riguarda la costruzione dell'ascensore da via Santa Caterina a Viale dei Martiri. I lavori, ricorderete, dovevano iniziare entro l'estate, che però ormai è al termine. A oggi ancora un nulla di fatto, perché è approvato il progetto, tutte le autorizzazioni, compresa quella della sovrintendenza, ci sono. Fatta una prima gara per l'appalto delle opere, una ditta si è aggiudicata il lavoro. E proprio qui, come si dice in gergo, si casca dal pero, perché sentite un po' cos'è successo. Non c'è nessun problema tecnico, è solo un problema economico-finanziario. Gli aumenti che inevitabilmente si sono verificati negli ultimi mesi dell'anno corrente non consentono alla ditta aggiudicatrice di essere serena nell'affrontare il lavoro. Per questo tutto questo è accaduto nel mese di agosto, per cui in tempo di ferie abbiamo ricontattato lo studio di progettazione con cui abbiamo parlato qualche giorno fa, e adesso tra loro, la ditta e l'ufficio tecnico, stanno cercando di sistemare la situazione. Certo è che fa un po' strano il discorso dell'aumento dei prezzi in tempi così rapidi, perché la questione del rincaro delle materie prime ormai è cosa nota da mesi, e sui tempi di realizzazione dell'avveniristico ascensore siamo ancora in una situazione di tempo utile. Se troviamo un'azienda, tipo quella del Ponte della Vittoria, che lavora e lavora seriamente, i tempi si possono rispettare, perché poi i tempi progettuali, sappiamo, sono sempre molto più dilatati rispetto a quelli della esecutivi, e pertanto noi contiamo che questo si possa verificare e pertanto cercare di terminare l'opera entro maggio-giugno dell'anno prossimo. Staremo a vedere.